della maggioranza come il sottoscritto che ha votato contro due volte al piano di riordino ospedaliero decretandone la bocciatura e da consiglieri dell'opposizione che stanno facendo una grande battaglia di grande dignità e di tenuta sul pezzo, sul punto, su questi temi, sui temi della sanità, sui temi di quello che si vuole smantellare la sanità pubblica in Puglia, non ci devono essere differenze di schieramento. L'unica differenza è tra chi vuole un sistema sanitario pubblico efficiente e tra chi invece lo vuole affossare. Noi siamo qui per difendere non soltanto il primo livello dell'ospedale di Casarano, che già è un ospedale di primo livello, già lo è nei fatti, ma siamo qui per difendere un'idea di sanità pubblica efficiente. Siamo qui per dire che non è possibile avere 31 strutture pubbliche e 31 strutture private e fra qualche anno, come affermato dal Presidente Emiliano, averne soltanto 21 pubbliche e 31 private. Questo non è consentito. Sappiamo molto bene, cari amici e cari cittadini, cari ragazzi e ragazze, che ce ne state tante stamattina, sappiamo molto bene che molte delle cure possono essere delocalizzate dagli ospedali sulla sanità territoriale, ma ce ne sono al caso come quello di Casarano. Noi siamo qua per testimoniare con forza che fino all'ultimo secondo continueremo questa battaglia. Amici di Casarano, dicendo che non basta fare quello che stiamo facendo, è importante, ma bisognerà continuare a tartassare quotidianamente su questo tema. Così come si fa a Grottaglie, così come si fa ad Ostuni, così come si fa a Molfetta, così come si fa in tutti i comuni che sono all'oggetto di questo piano iniquo, che non è stato discusso con nessuno, non è stato discusso neanche con i consiglieri regionali, perché è stato presentato due volte velocemente con delle slide e poi è passato all'esame della commissione competente. Bisogna martellare su questo tema, con forza, battere giorno dopo giorno, perché io sono convinto che se ci sarà questa battaglia di resistenza, in questo caso Casarano potrà essere un ospedale riconosciuto di primo livello. Anche perché, cari amici, non voglio essere una Cassandra, ma se in questo piano non sarà riconosciuto ospedale di primo livello, fra qualche anno questo è un ospedale destinato a chiudere. Ricordatevi queste parole in una bellissima giornata di sole come oggi. Forza al lavoro e alla lotta per difendere la sanità pubblica, per difendere un concetto di sanità equo per tutti quanti e a difendere in questo caso il primo livello per l'ospedale di Casarano. Io c'ero, ci sono e ci sarò. Grazie.